Nell'ultima parte dell'intervista rilasciata da Massimo Moratti, figura emblematica ed ex presidente dell'Inter, durante la sua partecipazione alla trasmissione Giù la maschera su Rai Radio 1, sono stati affrontati in modo esauriente una serie di argomenti rilevanti per i tifosi nerazzurri. Nel discutere la delicata questione del futuro dello stadio di San Siro, Moratti è stato incisivo nella sua posizione contro la demolizione del mitico Meazza. Non solo ha riconosciuto, ma ha anche sottolineato con veemenza una caratteristica intrinseca e molto apprezzata dello stadio, la qualità unica della sua visibilità, che offre un'esperienza unica agli spettatori. Per Moratti relegare un aspetto del genere nell'oblio sarebbe un vero oltraggio all'eredità e alla storia che San Siro rappresenta non solo per l'Inter, ma per il calcio mondiale nel suo insieme. Tuttavia, l'ex presidente ha chiarito che, sebbene le sue convinzioni siano forti, non è più direttamente coinvolto nelle deliberazioni quotidiane sulla questione, poiché non ricopre più una posizione dirigenziale nel club. In modo ponderato, ha anche intravisto la possibilità che si possa trovare una soluzione praticabile, consentendo la costruzione di un nuovo stadio senza compromettere le finanze del club o generare debiti esorbitanti. Per quanto riguarda le aspettative per l'andamento del campionato italiano, Moratti ha dimostrato la sua incrollabile fiducia nell'Inter, dimostrando che il club milanese vanta un'indiscutibile superiorità rispetto alle altre concorrenti. Non ha però mancato di menzionare la presenza costante della Juventus come una forza da non sottovalutare, visto il suo approccio pragmatico e spesso efficace durante le partite. In questo contesto Moratti ha compiuto un'analisi approfondita dell'immagine trasmessa dall'Inter, evidenziandone la capacità di giocare in modo coerente e concreto, che secondo lui è stata fondamentale per i buoni risultati ottenuti finora dalla squadra. Anche se l'ex presidente ha scelto di non azzardare un pronostico definitivo sul vincitore dello scudetto, ha chiarito che, a suo avviso, l'Inter merita di raggiungere la massima gloria, vista la sua progressiva evoluzione e il fervido sostegno dei suoi appassionati tifosi. Ora, caro tifoso, viste le riflessioni di Moratti, qual è la tua prospettiva sul futuro dello stadio San Siro e sulle possibilità dell'Inter nella lotta per lo scudetto? Lascia la tua preziosa opinione nei commenti qui sotto, e forza Inter!